Velocità, comfort e design a quattro ruote, alimentate a energia solare. Vi sembra impossibile? E invece no, l'Unione Europea investe in innovazione e ricerca. Per questo, nella puntata di oggi di Play Europe, vi porteremo alla scoperta del team di Onda Solare, un consorzio che ha portato avanti la progettazione di macchine alimentate a energia solare. L'obiettivo è di sviluppare un percorso di progettazione integrata e ottimizzazione multifunzionale condiviso tra centri di ricerca e aziende in ambito automotive per la costruzione della meccanica di un veicolo solare innovativo. Si tratta di un'associazione composta da tecnici e professionisti attivi nel settore della mobilità alternativa e dell'energia pulita, ingegneri, studenti e docenti di istituti di eccellenza, superiori ed universitari. Anche il solare può essere un'importante fonte di energia per la mobilità urbana e extraurbana, in grado di contrastare l'inquinamento urbano e il riscaldamento globale, migliorando così la vita di tutti noi. Un progetto che forse non sarebbe mai stato realizzato se l'Unione Europea non avesse concesso ai membri del team un finanziamento del Fondo della Politica di Coesione. Ne parleremo tra pochissimo in collegamento con il professor Filippo Sala, consulente e docente dell'ITS Automotive e responsabile del progetto. Vi ricordiamo che potete seguirci sulle pagine social Facebook, Instagram di Play Europe e ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu. Ci trovate anche su Spreaker e iTunes. Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini. La storia di oggi ce la racconta il professor Filippo Sala, consulente del corso ITS Automotive. Buongiorno a tutti, grazie di questa occasione. Innanzitutto, vorrebbe parlarci del suo progetto? È un progetto che riguarda decine e decine di persone, raggruppate ovviamente attraverso le istituzioni, le scuole, la piramide, se così possiamo definirla, è così strutturata. C'è la regione con i fondi i fondi europei di sviluppo regionale, che ha permesso a questa compagine formata dall'Università di Bologna in primis, dai laboratori di ricerca, dai raggruppamenti di laboratori di ricerca sul territorio, da un'associazione fortissima che si chiama Onda Solare, a quale fa parte la Scuola Ferrari di Maranello, è veramente una miriade di appassionati, ingegneri, artigiani, ricercatori, creativi, alcuni pensionati. E qui è proprio l'anima e la filosofia di Onda Solare. Ma con il fondo FESR che avete ricevuto, cosa state portando avanti? Dare una fortissima spinta al progetto Emilia 4, macchina solare a quattro posti, e anche nel risultato finale del veicolo abbiamo, è ancora in corso ovviamente, in questo raggruppamento di laboratori tra l'Università di Bologna, il Cineca e i laboratori dell'SCM di Rimini, c'è il risultato. In questo veicolo se ne vede realmente il risultato, nella Vinci, nell'arrivare primi all'American Solar Challenger 2018 con un veicolo solare quattro posti che ha fatto 2700 km con sempre quattro persone a bordo e senza mai ricaricare con una presa di corrente, ma in realtà il risultato laboratoriale si vede nel fatto che ha vinto il primo premio come miglior progetto di batteria e miglior utilizzo dei materiali compositi, i due premi che sono quasi più prestigiosi dell'essere arrivati primi. In questo c'è il risultato di un'attività che si svolge praticamente tutto lungo la Via Emilia, in cui i laboratori raggruppati hanno dato il massimo all'interno di un veicolo che cammina su strada. Ma veicolo solare significa una macchina che andrà a energia solare? È un'auto, quattro posti, che potete trovare tranquillamente in tutti i social, anche in internet, anche nel sito Onda Solare, con un accumulo in batterie costruita tutto all'interno dei laboratori dell'Università di Bologna e con la cooperazione del Cineca e di altri laboratori, che abbiamo tutte le intenzioni di tentare di portare anche un'omologazione stradale, che ha partecipato all'America Solar Challenge con la carrozzeria in carbonio ricoperta di celle fotovoltaiche ad alto rendimento, che ha fatto 2750 km classificandosi prima solo con energia solare.
ma come sostenibilità dei costi? Questo è il risultato del finanziamento e non solo. Adesso c'è un trasferimento tecnologico a cui ci stiamo dedicando estremo, perché l'abbiamo costruito in questo gruppo veramente composto da tanti attori, ha realizzato i motori, cioè non c'è nessun componente esistente sul mercato, tutta ricerca e sviluppo. Sostituirà la benzina, allora, un giorno? Il giorno è già anche ieri, in realtà le auto elettriche, perché un'auto solare è un'auto elettrica, può tranquillamente fare a meno di qualsiasi forma di combustibile fossile già da un po' di tempo. Il fatto che si possa inserire anche sulle carrozzerie, ma anche su tettoi di ricarica, su sistemi di ricarica sia di moto sia di ricarica, il solare, le prime gare solari sono state fatte negli anni 80, ecco, con delle migliaia e migliaia di chilometri. Noi abbiamo partecipato con Emilia 1, Emilia 2 ed Emilia 3 all'Australia, attraversate l'Australia, attraversate il Cile, il deserto di Atacama, all'Abu Dhabi, che il gruppo, diciamo, che fa capo comunque alla città di Bologna e al team Onda Solare ha già prodotto almeno 4 o 5 prototipi di auto solari assolutamente competitive e proponibili per un mercato. Lei prima mi ha menzionato il team Onda Solare. Immagino che c'entri con il nome dell'automobile, cioè con il nome del progetto che state portando avanti riguardo l'automobile. E ce ne vuole parlare di più? All'inizio sembrava una setta solare, i primi anni quando abbiamo partecipato già all'Australia negli anni 90. E nel tempo che questo gruppo, fatto effettivamente da scuole, università, ingegneri, ricercatori, così, ha fatto un salto e è andata a vincere confrontandosi con le più grosse università americane, diciamo, portando a casa un primo premio quest'anno all'America Solar Challenge, ha dimostrato sia l'utilizzo dei finanziamenti in modo giusto e corretto ricevuti dalla Regione Emilia Romagna per lo sviluppo europeo dei raggruppamenti laboratori, ma anche che insomma c'è futuro, si respira futuro solare. A quanto ammonta il finanziamento del fondo FESR? In totale si aggira intorno ai 900.000 euro, ma come lei ben sa viene suddiviso attraverso il raggruppamento di laboratori, perché questo è solo per attività di laboratorio e materiali grezzi. Cioè non sono state acquistate realmente le attrezzature, tant'è che anche il premio per la miglior batteria e il miglior utilizzo del carbonio viene tutto da attività laboratoriali diffuse su tutta la via Emilia, diciamo così, insomma, tanto perché si chiama Emilia 4 anche per questo motivo, dove questo raggruppamento ha dato il miglior risultato nella suddivisione anche di questi fondi. D'accordo, io la ringrazio moltissimo per questa intervista, le faccio i miei migliori auguri per questo progetto, perché un giorno vorrei guidare una macchina che possa andare a energia solare. Beh, intanto può venire a fare un giro, guidare un po' questa, a salire su questa che c'è, che speriamo addirittura di omologare. Va bene. E anche per questa puntata è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. È possibile riascoltare tutte le puntate sul canale Spreaker Play Europe, insieme a del materiale extra sul nostro sito playeurope.eu.